Sono Laura Penaglia, sono un architetto laureato a Firenze con un indirizzo urbanistico. Ho lavorato per 10, forse un po' di più, di anni, comandata dalla Regione Toscana all'assetto del territorio in provincia di Massa, prima nella comunità montana della costa e poi per la provincia di Massa. Poi mi sono presa una specializzazione triennale su pianificazione e progettazione del paesaggio all'Università di Genova e poi, non sapendo cosa fare, ho preso un perfezionamento alla Facoltà di Agraria di Torino su parchi e giardini. Questa è la mia carta d'identità. Entriamo in quello che è invece l'incontro di oggi. La riqualificazione urbana presentata dall'amministrazione del Comune di Massa. Io, di fronte a questa definizione, non posso essere che contenta. Sono un urbanista e un paesaggista. Più contenta di così, cosa volete che io sia? Quello di quale non sono contenta sono i metodi. Usano metodi che non sono trasparenti. Quello più semplice che possiamo vedere è la selezione dei tecnici. Ai miei tempi, quando c'era un progetto dell'amministrazione, veniva non solo coinvolto l'ordine degli architetti, degli ingegneri e dei geometri, ma veniva presentato alla cittadinanza. La cittadinanza valutava e, a seconda una posizione o l'altra, faceva osservazioni o opposizioni. Mi è capitato sotto mano una determina che dice che l'architetto X e l'architetto Y sono stati incaricati per la semplice ragione che la loro offerta era la migliore. Cavolo, è la mia? La mia non c'è. Eppure io sono anni che sono nella lista dei tecnici ai quali il Comune può fare riferimento. E siccome io, disgraziatamente per età, faccio parte della categoria degli architetti A, escluso i ponti e le grandi strutture, potrei mettere la crocetta su tutte le aree che il Comune mette in gara. Però giustamente in questa scheda dove uno si propone, non mi ricordo se se ne firma due o tre. Giustamente, se io, che sono vecchia come il bacucco, le firmo tutte, chiudo la porta ai colleghi più giovani. E invece mi obbligano a metterne due o tre. Quale avrò messo io? Urbanistica e paesaggistica, sono le mie specializzazioni. E come mai non sono stata invitata a presentare la mia proposta? Non è che mi interessa a me, perché la mia carriera, io spero di studiare e di lavorare per il mio piacimento. Perché ormai voglio viaggiare, voglio conoscere. Ora, mettermi lì a lottare, a far la guerra a un collega per portargli via il lavoro, non è che la cosa mi interessi più di tanto, no? Però io rappresento in questa condizione tutti quei colleghi che non hanno potuto presentare la loro proposta. Non solo. Sarebbe stato corretto che fosse fatto un bando pubblico dove chiunque poteva presentare una sua proposta di ristrutturazione rispetto a certi angoli. E forse avremmo potuto scoprire un giovane paesaggista che mi faceva la tazza e mi avrebbe fatto di molto piacere. Se esiste nuova linfa che viene fuori, che ha una visione così complessa e articolata come un paesaggista deve avere, perché il paesaggista è un tecnico che è sì tecnico, ma deve avere una visione olistica di tutti i problemi. In più io ho anche la disgrazia di essere urbanista, quindi, e ho lavorato all'assetto del territorio, quindi ho tre caratteristiche importanti. E se ci fosse qualcuno dei miei colleghi giovanissimo che riesce a battermi in capacità creative di soluzioni, non potrei essere altro che contenta. Non è successo così. Non è corretto, non c'è trasparenza. E questo è per i tecnici. Peggio ancora è per le imprese. Al tecnico si chiede la migliore offerta. All'impresa, mi permettete un francesismo, la più grande stronzata che si possa fare quando si chiede il minor costo. Io a casa mia, i soldi sono miei, le cose sono mie,
Posso chiamare lui a dirmi, mi viene a dare una mano a sistemare il rubinetto? Se poi il rubinetto non funziona, vabbè, mi è costato un invito a cena, una bottiglia di vino, ma è roba mia. Ma nell'opera pubblica non va bene, perché mia è sua, è tua e di quell'altro. Quindi quando si investe nell'opera pubblica, l'opera pubblica deve essere seria, fatta bene e si deve conservare e deve soddisfare i bisogni della maggioranza, almeno della cittadinanza. Perché se non si fa così, si sperpera denaro pubblico che è mio e di tutti noi. E quando all'impresa, e chi fa cantiere lo sa, si chiede un ribasso per vincere la gara, va a finire che poi in cantiere o l'impresa te lo fa, perché se non ci stai, al di là di certi prezzi, non ci si può stare. Chi fa cantiere come me lo sa benissimo. E allora cosa fa l'impresa? Mette su delle cose che non sono quelle richieste. O mette su delle cose, dei materiali che hanno poco valore. Oppure fa le cose, come dicono a Firenze, alla ioboia. Anche le imprese, non c'è trasparenza nel selezionarle, non gli si chiede caratteristiche precise e non si selezionano. Non posso chiamare il mio vicino di casa o il mio amico quando devo fare un impianto serio. Devo chiamare uno che sa mettere bene le mani dentro lì. Altra cosa. Che cosa succede? Io ho visto qualche disegnino messo in mano alle imprese. Non si conosce il codice degli appalti. Il codice degli appalti è una cosa che regola il rapporto fra tecnici in generale, impresa e committenza, committenza pubblica chiaramente, no? I processi che prevede il codice in un progetto sono il preliminare. Per capirci, il preliminare sono i disegnini che vedete in internet o nel giornale presentati dall'amministrazione, che dà un'immagine generale. Ma non è un progetto, è un'idea. Per passare dall'idea al progetto bisogna arrivare al definitivo, dove si comincia a mettere il metro e riga e squadra. Sul definitivo si dice anche quest'opera più o meno andrà a 100.000 euro. Però devo verificarla se è vero che vada a 100.000 euro. E quindi vedo nel definitivo se questi 100.000 euro servono tutti, se me ne occorre leggermente di più, ma non posso sbarellare più del 5%. Come distribuire in modo che il progetto diventa calibrato rispetto ai costi, rispetto alle quantità, rispetto alla qualità dei materiali. In cantiere io non gli do questo, io gli devo dare un esecutivo, dove ci sono segnate anche le perpelle. Ci sono le pendenze, gli spessori dei materiali, le misure precise. Giusto per non fare esempi, quante volte hanno disfatto Piazza Palma? Io l'ho visto quello che hanno chiamato progetto esecutivo. Era sì e non definitivo. Gli operai se li sono inventati la posizione dei buchi per gli alberi. Cioè, è possibile andare avanti così? Quindi, di chi è la responsabilità? Dell'impresa, che ha fatto un lavoro da urlo? Della direzione dei lavori? C'era. Del responsabile del procedimento che doveva controllare a monte il progetto e a valle? C'è un capitolato serio d'appalto dove c'è scritto tutte le descrizioni precise su che cosa metto, come lo metto? Come lo poso, quando inizio i lavori e quando li finisco. E se li finisco in ritardo, se non c'è una motivazione chiara, l'impresa paga la multa. Non c'è niente di questo. Quindi nel caso che uno si volesse attivare, no, contro questa opera che non è proprio fatta a regola d'arte, a chi si attacca? Al tram. Perché non c'è né un capitolato d'appalto descrittivo, né un computo metrico analitico, cioè, ma
questa gente che lavora per opere che dovremmo godere noi e con i nostri soldi, ma le conosce queste procedure che sono fondamentali? Qui mi fermo. E invece ora affrontiamo il discorso più ampio, altra trasparenza che manca. L'amministrazione è uscita fuori con riqualificazione urbana, perfetto, eccezionale, contentissima. Una riqualificazione urbana non si fa per sputi di intervento, non si fa per coriandoli di variazioni sul tema. Una riqualificazione urbana chiede una revisione generale di tutto il sistema, che va dai trasporti, che va ai collegamenti mare e monti, Carrara-Montignoso, i parcheggi. Chi si occupa di assetto del territorio, di ristrutturazione urbana? Ma questi problemi se li pone. E ora arriviamo alla trasparenza. Si lavora ancora sul riassetto urbano con un concetto ancora più vecchio della vecchia urbanistica. La ristrutturazione urbana non si fa in questa maniera. Si prende l'intero progetto, non le villette staccate da San Carlo, non Piazza della Stazione staccata da Piazza Palma, ma tutto l'insieme, si chiama la popolazione e gli si dice: questo è il nostro... Cosa ne pensate? Perché chi sta al sesto piano? E anche perché povero Cristo non ha conoscenze specifiche, ha tutto un altro tipo di studio, ma qualcuno intorno a sé che di urbanistica, di territorio, dovrebbe avercelo, no? Se scende a terra a livello di marciapiede, secondo me lo sbalzo di quota gli fa venire l'infarto. Ma chi è che è in grado invece di dire se quelle scelte, se ci fosse trasparenza, no? Se quelle scelte sono corrette o se si possono modificare? È il cittadino che sta a livello di marciapiede. La signora che con la carrozzina e il bambino dentro deve salire 20 centimetri per attraversare Piazza Palma. La signora che ha il negozio di biancheria. Il baretto che deve avere un posto fuori. Se tu porti queste cose sulla popolazione e le discuti, la popolazione ti dà delle indicazioni, ma non dopo che hai appaltato i lavori, prima, perché la trasparenza dà una mano a tarare il progetto, a individuare quali sono i reali bisogni della città e quindi li risolvi. E li risolvi non solo tu, amministrazione, raggiungendo l'obiettivo, che è quello che vuoi, no? Ma li raggiungi con la soddisfazione della popolazione, del cittadino che ha partecipato, che si sente responsabile di quella cosa. Non ti crea problemi e quindi non ti rallenta l'esecuzione del lavoro, la realizzazione del lavoro. Scendo in strada, faccio le riunioni con i cittadini, ne accolgo i bisogni, ci vuole un certo modo di affrontare con la cittadinanza, perché siamo tutti diversi, abbiamo una visione completamente diversa uno dall'altro. Chi si occupa di assetto del territorio e di ristrutturazione urbana, questo deve fare, scendere nei quartieri, fare gli incontri con la cittadinanza, agli input dall'amministrazione, perché non è che l'amministrazione non deve partecipare, l'amministrazione ti deve dare gli input, poi tu devi tradurre gli input dall'amministrazione, che non è detto che debbano andare tutti in porto, no, ma non è neanche detto che non si possano realizzare, ma se tu arrivi e cali sulla testa della popolazione scelte come Piazza della Stazione, oppure io sono terrorizzata da Piazza dei Culi o Liberazione. Si fanno due rotonde, una appiccicata all'altra. Ma sarebbe molto meglio prendere, se fai la rotonda, tu cavi la vasca tonda e tu la metti nella nuova rotonda. Così diventa simbolo di centro, dell'inizio del centro, quando io prendo
l'Aurelia dall'ospedale verso il centro o la prendo dal ponte di Castagno e vengo verso il centro, perché la vedo, diventa un simbolo, così come se vengo da Marina o scendo da Massa verso Marina. Evito, rimetto le carreggiate giuste, aumento il verde, trovo il posto per le isole ecologiche, per i parcheggi, cerco di creare degli spazi per le attività che fronteggiano Piazza della Liberazione, però inverdisco quella zona e il verde significa abbattere, cioè è un mitigatore di clima, il verde abbatte virus, abbatte polveri sottili, fumi, i rumori, è un grande mitigatore, è un grande aiuto che costa anche poco rispetto agli effetti che può dare alla salute, al benestare, al godersi degli spazi urbani, che ora non sono spazi urbani, o sono incroci di strade, o sono dei casini. Ma quello che è una città, questa idea di scendere, di portare l'idea con trasparenza in discussione con la popolazione e la cittadinanza, non l'ho inventata io. In Italia c'è stato esperienze su Bologna, su Torino, su Milano, perfino in un quartiere napoletano e palermitano. In Francia è normale. Poi la visione di una città verde, perché ci sono degli alberi che hanno una funzione seria, non l'alberino striminzito di lagrostemia o di oleandro o di due arancini. È bello l'arancio, eh? È la pianta tipica di Massa, ma l'arancio in gergo si chiama piccolo albero, come la lagrostremia. Se vogliamo che la città abbia un effetto salubre grazie al verde, occorre scegliere degli alberi che sono almeno di terza grandezza. I piccoli alberi sono quelli che vanno a 5, 6 metri, 7, quelli di terza vanno 12, 15. Quelli sono alberi che hanno un'efficacia mitigatrice sui problemi ambientali. E qui invece a Massa cosa succede? Una cosa a Seggiunca, a Setagena, perché sporcano. Ma mondo bucaiolo, sono arrivati dei quattrini per l'inverdimento. Ma cosa ti ci vuole? Invece di mettere su piazze che sono totalmente cementificate, mettiamo un po' di soldi da parte e mettiamoli sulla manutenzione. L'esistente va recuperato, oltre che farne del nuovo. Però anche fare del nuovo non si può, in termini ecologici, bisogna che queste macchie di verde siano in un sistema collegate. Allora si va a un miglioramento ecologico, con le siepi, con i grandi alberi, con i piccoli alberi, ma non solo ecologico, ma anche estetico. Perché piante colorate, e poi bisognerebbe anche scegliere delle piante adatte all'inserimento in città. Il platano è bellissimo in un parco. Il platano al naturale è una pianta che va intorno ai 20 metri. Sono piante meravigliose, però se le metti in città, prima o poi a qualcuno gli viene in mente di dargli la potatina, e la potatina gliela dà male, perché non sanno potare. Il platano da un po' di anni a questa parte ha qualche problema. Se tu lo poti e non lo sanifichi mettendo nelle ferite il mastice cicatrizzante, si ammala perché è attaccato da una serie di funghi. Per demolire quella pianta lì costa più che averla messa. Allora lo metti in un parco dove lui esplode, diventa meraviglioso. E non hai bisogno di potarlo, lo poti dopo 5, 6, 7 anni e fai una potatura di riforma, che significa alleggerire del seccume o di qualche ramo un pochino venuto male, ma che rimane in forma, non come in città, ragazzi hanno fatto delle potature a Massa che io gli avrei potato un'altra roba che una signora non può dire, perché hanno fatto delle potature che sono da folli, vuol dire che quelle piante non solo che quando a primavera ricacceranno saranno bruttissime, più infrascate di prima, più brutte di prima, se va bene, perché sennò si ammalano e allora si cionca.
e spendiamo 400.000 euro, come ci dicono, per invadire la città quando non curi l'esistente, quando non proteggi l'esistente. Noi massesi abbiamo una grande disponibilità ad ascoltare chi non ci capisce in accidente. Quando si dice che bisogna togliere, e qui chiedo aiuto a chi si occupa di architettura storica e restauro, si deve togliere 4 lecci di almeno di più di 80 anni davanti al Teatro Guglielmi e di più davanti alla Misericordia, perché bisogna dare aria alla Misericordia e al Teatro Guglielmi, qui vuol dire che non ci si capisce un tubo, perché quel percorso, Viale Roma Alberato, Viale della Stazione Alberato, in termini paesaggistici è l'avvicinarsi, un collegamento, un cordone, un messaggio che ti porta in centro. Non mi puoi sputtanare un viale alberato, un'alberata, per vedere una chiesa che sì, carina, ma nella mia disegnata nel Vivara, nel Michelangelo. E poi sono tantissimi anni che l'alberatura è lì. Ha creato, e anche ai nostri occhi, e nella nostra immaginazione e nell'estetica della città, degli angoli riconoscibili. Chiudere davanti al teatro significa fare il deoro, diciamo, raccolto. Io addirittura metterei fra un albero e l'altro anche una siepe, proprio per chiudere, fare il salottino pre-teatro. Non che tolgo i lecci che sono meravigliosi, per vedere cosa? Quello spettacolo che è il comune di Massa. Piazza Garibaldi. Era un salotto una volta, no? Era contornata da siepi, c'erano degli alberi dentro. Era una piazza che veniva... Poi ci sono dei bar che si affacciano lì, no? C'erano le panchine. Certo che ora fa schifo, perché la manutenzione ordinaria non si fa. L'arredo urbano è sparito. Quando mi si viene a dire, ma meglio così che così, la gente porta a fare la cacca ai cani. Siccome i proprietari ignoranti, lozzosi, portano il cane a farla lì e non raccolgono le deiezioni, io cemento, ma siamo fuori di testa. Buttiamo qualche vigile fuori e quando cominci a monetizzare la maleducazione, la gente diventa corretta. Perché finché non monetizzi, non ci arrivano a capire che quella è roba anche loro. Se vedi qualcuno che scarabocchia o spacca le panchine, gliela fai pagare. Perché non ha capito che è anche roba sua, ma è anche roba mia. Piccolo commento su Piazza San Carlo. Questa gente c'è mai andata in una città termale, in un paese termale? A Ischia, a Recoaro, a Salso Maggiore, a Chianciano. Lì l'ambiente è ameno, è pieno di verde, perché l'estate, anche in Padana che picchia anche lì, e c'è afa. Quando si va a Salso Maggiore, si viaggia per le strade e non si sente la calura e l'afa della Padana che fa schifo. Quando si va a Chianciano, si viaggia in mezzo al verde. Io vado a San Carlo a fare le terme, bevo i 3 bicchieri d'acqua e poi cosa faccio? Mi arrostisco nel piastrone che hanno fatto, perché tutta la fila di... erano alberini, perché erano lagostemie, c'era qualche fiorino al piede, però insomma una panchina fra qui e là. No, hanno lasciato gli alberi, giustamente, perché erano anche bei grossi, sulla confine, sulla strada, con un terreno intorno che all'albero più grosso sarà se non 1 metro, cioè un palmo e mezzo di terra. Poi arrivano con il cemento fino al colletto dell'albero. Ma io vorrei vedere chi progetta queste cose. Se gli tolgo l'acqua, gli do poco da mangiare e non la mascherina questa qui, ma gli metto quella che si da sub tappando il boccaglio, quanto vive? Non ci si rende conto che gli alberi sono esseri viventi e che hanno bisogno di condizioni edafiche per crescere, per essere belli. Gli hanno portato il cemento, poi c'è, sai, l'albero, il pino ha fatto saltare la strada.
E te credo che ha fatto saltare la strada. Se gli togli la possibilità di respirare, lui in qualche maniera fa. Ti rende sconnesso. I francesi stanno facendo un'operazione, stanno facendo saltare intorno agli alberi tutte le pavimentazioni, riportano la terra. E l'albero cresce bene. Noi, a cavallo l'albero, perché insomma gli ha fatto saltare l'asfalto, ma non pensi che sei arrivato con l'asfalto fino al colletto dell'albero? Tornando a San Carlo, la piazza ha perduto la visione di aria termale, perché ho 5 alberi in alberata, poi ho un lastrone di cemento e mi affaccio. Ma quando io esco da bere l'acqua, dove mi siedo? Nelle panchine che verranno messe senza un albero? Ma ragazzi, ma qui ci dimentichiamo come picchia d'estate, eh? Saranno anche belle le panchine, io sono d'accordo, le panchine sono belle. Mi è piaciuto il disegno che hanno fatto in terra, perché ricorda l'onda. Ma un po' di verde ce lo vuoi mettere, che se io vengo a fare le cure termali e vivo negli alberghi lì, la sera voglio uscire, sedermi nella panchina a vedere la valle, o anche a mezzogiorno, a luna, un po' di fresco me lo vorrete dare? O devo arrostire come una bistecca? Oddio, ce l'ho, la cosa della bistecca, forse anche della porchetta, ma facciamo finta di niente. Su massa abbiamo fatto Piazza Palma, ora dico che non è finita, stanno invadendo, come si dice, Piazza Matteotti, ma vogliamo vederli sti disegni di Piazza Matteotti come vengono? Gli angoli di curvatura per gli autobus, per i pompieri che viaggiano con una velocità di un certo tipo, li abbiamo valutati? I collegamenti sono cose appiccicate lì e noi come cittadini dovremmo metterci il naso dentro, perché quello che vedo io è una cosa, quello che vedi tu che stai in un altro, che però sai che cavolo mi tolgono i parcheggi di, e la macchina dove la metto? Allora può darsi che pensi a un parcheggio multipiano, perfetto, posso essere anche d'accordo, dove? Me lo fai di là dal fiume? Ma io che sono vecchietta, che quando vado al supermercato, già porto il busto oggi, devo arrivare con le borse. Di là dal fiume a piedi con le borse vado a casa. La persona che non ha più l'abilità del ventenne vorrà parcheggiare un po' più vicino casa, no? Può darsi che pensino a un parcheggio a multipiano, però me lo dicano e mi dicano dove lo fanno e mi dicano com'è la gestione di questo parcheggio. Io sono d'accordo. E allora accetto anche alcuni interventi. Ma così, scusatemi, non si vede di dove partono e di dove arrivano. Stanno mettendo mano, purtroppo, proprio perché non hanno una visione generale e non capiscono niente di territorio, a 5 opere che bloccano la città. Il ponte di Trieste impedisce il normale collegamento di là dall'acqua, dove c'è anche il cimitero, dove ci sono una serie di funzioni, dove ci sono, con il centro. Piazza Palma, con la montagna, con il percorso Po Antona e bla bla. La stazione, ragazzi, sulla stazione, poi c'è un vecchio progetto della stazione dove, per non rompere il collegamento fra polo, stazione e centro, e quindi lasciare il viale che si innestasse nella piazza, c'era un vecchio progetto di interramento della strada e di lì doveva passare la variante Aurelia, che è una delle poche scelte intelligenti, perché si toglie dal centro di massa il grande traffico dei camion, delle cose, e facciamo girare in centro quei pochi gli autobus, perché sono necessari, e quei pochi camion che vanno a fare i traslochi, insomma qualcosa del genere, ma il traffico pesante è buttato. Però dovrebbe essere interrato, se no rompi il collegamento. Stanno avviando dei lavori, lasciandone a mezzo degli altri. Qual è il risultato? Lavori non finiti, cittadino, come si dice, con disagiato. Io non sono
in campagna elettorale e non ho nessuna intenzione di fare carriera politica. Quindi non sono contro questa amministrazione, non me ne può fregare di niente. Anche perché chi dovrebbe lavorare per queste cose dovrebbe essere l'opposizione. Tra l'altro, se l'opposizione facesse il suo giusto lavoro, non sarebbe soltanto onore a lei, ma anche l'amministrazione ne guadagnerebbe. Perché il signor sì non è sempre positivo. Il signor sì ti porta a fare degli errori che ti cinciampi sopra. Avere un signor no ti fa fermare, riflettere e correggere il tiro. Quindi se c'è qualcuno dell'opposizione o qualcuno dell'amministrazione, tenga presente questo suggerimento. Ai miei tempi c'era anche l'ordine degli architetti che ogni tanto diceva qualcosa, che metteva sotto scacco, come si dice, le amministrazioni, le faceva sudare un pochino, chiedeva chiarimenti. Ora, non mi pare che si senta nell'aria la posizione degli ordini degli architetti o degli ingegneri o dei geometri, qui si sta dormendo. Ora lascio ad altri. Si va a fare una riqualificazione appunto territoriale, si interviene con una proposta, io sono un architetto collega anch'io, Natalia Tonini, si propone un progetto di riqualificazione della piazza della stazione, tra l'altro nel territorio apuano Massa è anche una stazione centrale, insomma. Dico perché l'amministrazione ci dia una giustificazione, non entra anche a colloquiare con le Ferrovie dello Stato e a chiedersi perché da decenni ci sono aree abbandonate che ci costringono erroneamente a pensare il capolinea nella piazza della stazione e ci costringono erroneamente a pensare dei parcheggi degli utenti nella piazza della stazione, in un tempo in cui noi architetti siamo obbligati, chiamati a fare interventi green, cioè dove c'è tanto verde, dove in un'epoca Covid, non ancora post-Covid, i nostri residenti sono costretti ad abitare nelle loro case, non hanno a Massa spazi verdi dove riversare le emozioni, gli incontri. È una piazza storica, io sono anche cittadina residente della stazione. Quando eravamo giovani si andava ai giardinetti, ma c'è l'imbarazzo appunto di avere in mente una proposta magari fatta da un collega, quindi è un imbarazzo perché siamo tutti al lavoro, no? Però insomma è naturale che ognuno può vederla diversamente. Poi ad oggi, proprio ad oggi, c'è da pensare diversamente le soluzioni delle piazze, delle nostre piazze. Proprio nel 2021 la piazza ha 70 anni, quanti ne ha 80? La dobbiamo, la vogliamo regalare, omaggiare a quelli che vengono dopo di noi tra 70 anni? Qui sono delle problematiche che vogliono, cioè, quindi è proprio un qualcosa che fa soffrire, al di là del giudicare, ma fa star male i professionisti. Perché abbiamo l'opportunità di investire del denaro e allora mettiamoci tutti a ragionare al miglior modo. Cioè, non è un giudizio, non vuole essere, ma è un invito veramente a metterci insieme al tavolino. La sostenibilità ci viene insegnato a noi tecnici. È ascoltare una cittadinanza, vederne le esigenze e il progetto viene da sé, perché la cittadinanza sa cosa vuole. Dico veramente, mettiamoci insieme un tempo nuovo, perché se non viene consegnato il lavoro a chi ha la competenza di farlo, si sbaglia purtroppo e si fanno grandi errori, perché non si porta avanti nel futuro la città, non ci si porta. Ecco. Elevare queste riunioni, cioè se ci sono dei tecnici che fanno capire al cittadino che si occupa di altro e quindi non sa cosa vuol dire urbanistica, cosa vuol dire paesaggio, cosa vuol dire architettura, per poter poi partecipare a questi tavoli partecipativi, come si chiamano, per poter dare il loro apporto su queste cose, devono avere almeno una base di questi argomenti, ma non che dobbiamo fare la lexo magistralis, però
Non si può continuare a fare le discussioni su Facebook, ah ma sì, no, ma che bello perché quelli che l'ha fatto è il loro amico, ma devono capire anche la differenza tra restauro e ristrutturazione, che questi giornalisti continuano a scrivere la ristrutturazione del castello che è stato abbellito con delle piante. Allora, ristrutturazione non è restauro, quindi sono due cose totalmente diverse. Queste cose qui sono piccole cose che, se un cittadino comincia a capirle, riesce anche ad avere una certa sensibilità anche a leggere il territorio che c'ha intorno. Quindi queste riunioni non vogliamo che diventino: io ho la buca davanti alla porta di casa e tutte le volte che esco inciampo, piuttosto che hanno pulito 4 volte la strada di là, e tirare fuori queste argomentazioni che sono importantissime, ma cerchiamo, e poi stasera non ci siamo riusciti perché poco il tempo, di cercare di fare informazione al cittadino. Quindi noi architetti ci siamo un po' prefissati di fare questo, perché così il cittadino riesce anche a leggere meglio la città. Faccio un esempio: io andavo in giro per i campi e guardavo l'erba, ho fatto un corso sugli erbi, come si riconoscono gli erbi. Adesso quando guardo il prato vedo gli erbi, quello che si mangia, quello che non si mangia. Se un cittadino prende anche delle piccole nozioni su quello che è bello, quello che è brutto, quello l'idea della città, cosa vuol dire avere un'idea della città, poi dopo sa vivere anche meglio i propri spazi.